fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Lunedì 18 dicembre, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con la nostra mezz'ora d'aria. Oggi cominciamo questa settimana insieme con il mio collega Alessandro, che ha fatto un'intervista molto interessante al professore Wasim Damash. Ciao Alessandro. Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Sì, concludiamo in queste ultime due puntate l'intervista che ho avuto il piacere di fare a Roma con il professor Wasim Damash. Come già vi avevamo accennato, Wasim Damash è stato professore all'Università di Cagliari in lingua e letteratura araba, nonché è uno dei massimi esponenti della traduzione della poesia palestinese qui in Italia. È stato quindi un confronto prezioso che ci ha illuminato sul conflitto tra Israele e Palestina, ma ancor meglio sulle radici e la storia della Palestina. Non perdetevi anche l'intervista di domani, perché parleremo appunto della poesia e dell'arte palestinese. Ascoltiamolo. E allora le faccio un'ultima domanda su questa parte, e anche se lei ha già risposto effettivamente con le sue risposte, l'ha già detto il perché, ma magari precisiamolo, una pace a livello anche internazionale, perché una pace non è stata possibile finora? Perché c'è una parte, che è quella israeliana, che nega i diritti del popolo palestinese. Semplicemente ci sono le risoluzioni dell'ONU, ci sono, come dire, le verità storiche, e basterebbe applicare quelle, insomma. Una pace è possibile, certo. E non è stata possibile finora per la negazione dei diritti. Chiaro e corretto, cioè nel senso chiaro e semplice. A proposito della struttura politica palestinese, questa è unitaria oppure è divisa? Mi spiego meglio, tra Gaza e la Cisgiordania c'è uno stesso governo? Sono due governi, due strutture politiche diverse? Ma non si può parlare di governi. Ok. Non esiste, sono territori occupati. Allora, esistono delle organizzazioni di tipo politico e, nel caso di Gaza, politico-militare. Perché nel frattempo alcuni gruppi dei cittadini di Gaza si sono armati, no? E quindi sono due situazioni diverse. In Cisgiordania formalmente esiste la ANB, l'Autorità Nazionale Palestinese, con sede a Ramallah, che ha una sua milizia militare che è al servizio di Israele. Quindi è chiaro che si tratta di situazioni abbastanza diverse. C'è una frammentazione politica, come del resto ovunque. Certamente. Su questo punto io le chiedo, e se la domanda la mette in difficoltà può tranquillamente non rispondere, ma sono curioso di capire: Hamas è un'organizzazione, come diceva lei prima, politico-militare? È corretto definirla terroristica? Perché i media occidentali la definiscono terroristica, quindi lo chiedo a lei. Allora, esiste una definizione del terrorismo? Non univoca, sicuramente. C'è una definizione a livello internazionale di terrorismo? No, allora... Giuridicamente non c'è. No, ha ragione lei. Ogni Stato definisce laddove c'è una definizione di terrorismo in maniera molto, molto diversa. Hamas, come si definisce Hamas? Come movimento di liberazione, no? Come nei fatti è un gruppo politico-militare. Anche questo direi chiaro. È semplice. Se le va, cambiamo argomento, perché siamo molto curiosi di sapere la sua di storia. Lei è nato
in terra palestinese, ha vissuto poi in Siria, a Damasco, e ha anche fondato un'associazione che si chiama Gazzella per aiutare i bambini palestinesi, ma non solo, che sono stati menomati attraverso le barbarie della guerra, delle bombe, ma anche lì, non solo, anche di difficoltà normali, ecco. Ce ne vuole parlare? Sì, l'associazione Gazzella nasce nel 2000 da un gruppo di amici che avevano in qualche modo sostenuto prima un'altra associazione che era Salam Ragazzi dell'Olivo e prima ancora vari progetti di sostegno all'infanzia. No, i bambini sono il futuro sono il futuro del mondo, per cui se i bambini vengono ammazzati, feriti, è il futuro che muore, no? E quindi tentiamo di aiutare i bambini, ovviamente con grandi difficoltà. Purtroppo siamo pochi, abbiamo pochissime risorse, per cui non possiamo aiutare se non abbiamo cercato di dare una mano ai bambini della striscia di Gaza, prima di tutto ai bambini feriti, perché quando si bombarda una località è chiaro che alcuni muoiono ma altri restano menomati, restano feriti, no? Per cui cerchiamo di aiutare, non possiamo aiutare tutti, ma aiutiamo i bambini. Perché un bambino ferito in una famiglia significa una difficoltà enorme per tutta la famiglia, no? Per i sopravvissuti, certo, perché richiede cure, richiede, no? Medicine, questo costa, eccetera. Quindi cerchiamo di aiutare questi bambini, ma non solo. Abbiamo dato una mano questi 20-22 anni a Gaza, le strutture sanitarie, abbiamo raccolto fondi per comprare generatori di corrente, insomma, perché un ospedale senza corrente non funziona, oppure insomma varie cose. Ad esempio ultimamente nei giorni in cui la nostra compagna era presente lì a Gaza, aveva fatto arrivare finalmente un po' di carrozzine per bambini che non hanno l'uso delle gambe, ed erano depositate queste carrozzine in un deposito di una struttura sanitaria che è stato bombardato e sono perse, per dire, insomma. Questo di un mese fa è avvenuto. Quindi abbiamo tentato di dare una mano alle strutture sanitarie, oltre ai pochi bambini che abbiamo assistito. Finora, diciamo, in questi 20 anni abbiamo assistito qualcosa come 5.000, un po' meno di 5.000 bambini. E ora, dopo aver ascoltato il professor Damash che ci ha parlato della struttura politica del popolo palestinese, adesso vi lasciamo con gli auguri del CPA, ovvero il Centro per l'Istruzione Provinciale degli Adulti, qui a Bologna, che lavora anche costantemente all'interno del carcere e nella scuola. Ascoltiamo i loro auguri. Tre volte Della contò il denaro. Il giorno dopo era Natale e lei aveva soltanto $1.87 per fare un regalo a Jim. Per mesi aveva risparmiato un centesimo dopo l'altro e quello era il risultato. Ora, di due cose Jim e Della erano profondamente orgogliosi. Uno era l'orologio d'oro di Jim, che era stato di suo padre e del nonno. L'altro la chioma di Della, lunghi capelli ondeggianti, bruni e splendenti. A Della venne un'idea, raggiunse la strada per andare a tagliare e vendere i suoi lunghi capelli. Così fece e ottenne $20. Dopo 2 ore di ricerca trovò il regalo per Jim, una catenella per orologio da taschino in platino. Corse a casa e alle 7 la padella era dietro la stufa, calda e pronta a cuocere le costolette. Jim entrò in casa e si fermò immobile, i suoi occhi erano fissi su Della. «Jim caro!» gridò. «Non guardarmi in quel modo, mi sono fatta tagliare i capelli e li ho venduti per farti un regalo!» Jim abbracciò la sua Della. «Non fraintendermi, Della», disse. «Non penso che un taglio di capelli possa rendere meno bella la mia ragazza. Ma se apri il mio pacchetto capirai perché mi hai fatto restare senza fiato».
Della aprì il pacchetto e gridò di gioia, poi pianse, perché lì c'erano i pettini che aveva tanto desiderato, da mettere tra i capelli per fissarli in splendide acconciature. Ora erano suoi, ma le trecce che dovevano essere abbellite dai pettini erano scomparse. Jim non aveva ancora visto il suo bel regalo. Della gli porse la catenella in platino sul palmo della mano aperta. Jim si lasciò andare sul letto, si mise le mani dietro la nuca e sorrise. Della, io ho venduto l'orologio per comprarti i pettini. Ora è forse il momento di mettere su le costolette. I magi, come sapete, erano uomini saggi che portarono doni al bambino nella mangiatoia. Furono loro ad inventare l'arte di fare regali a Natale. Il dono materiale che si fanno reciprocamente Jim e Della è assolutamente inutile. Nessuno dei due ne può godere. Cosa resta? Il loro amore reciproco, tutto il resto passa. E torniamo a parlare di Israele, di Palestina. Abbiamo ascoltato prima il professor Damash, però oggi vi voglio parlare di una cosa piuttosto strana. L'esercito israeliano lancia dei volantini su alcuni quartieri per avvertire che un attacco è imminente. Così ha cominciato a fare dal 2 dicembre, e ordinando appunto agli abitanti di andarsene fondamentalmente. Come spiega un articolo del Guardian, il volantino include un codice QR, il QR code cosiddetto, no? Che una volta scannerizzato poi indirizza le persone a una mappa pubblicata online dall'esercito israeliano, che fondamentalmente divide la striscia di Gaza in più blocchi e indica i blocchi in cui praticamente gli abitanti dovrebbero andare. È stato utilizzato moltissimo e ci sono circa una ventina di zone da evacuare, con delle frecce arancioni puntate verso sud per indicare la direzione in cui fuggire, questo a cominciare, come vi dicevo, dal 2 dicembre. Antonella, questa cosa mi lascia un po' basito, perplesso, perché sappiamo che a Gaza non ci sono fonti di elettricità e la connessione a internet di molte persone non c'è più. Quindi come fanno le persone a visualizzare questa mappa? Infatti Alessandro, questo è un problema, lo dice anche Al Jazeera, e dice che spesso le indicazioni sui volantini non corrispondono a quelle online, creando ancora più confusione tra gli abitanti. Tra l'altro, come dicevi tu, la mancanza di elettricità e di connessione internet per molte persone è un grosso problema e non sono riuscite a visualizzare di fatto la mappa. E quindi diciamo che la situazione dell'evacuazione, per modo di dire, è stata veramente un disastro sotto molti punti di vista. E i bombardamenti israeliani, tra l'altro, non soltanto hanno ucciso moltissime persone della striscia di Gaza, ma anche i mezzi di sussistenza sono stati praticamente falcidiati, mettendo a rischio la salute alimentare di tutta la popolazione. Infatti l'ONG Human Rights Watch, per essere precisa, ha pubblicato dei video con le immagini satellitari che mostrano la distruzione dei campi, dei frutteti, dei terreni agricoli, e gli esperti sono sempre più preoccupati anche per la ricaduta ambientale della guerra, dalle forniture idriche che sono inquinate e che quindi creano dei fiumi tossici che riempiono l'aria, fino agli edifici e anche ai corpi che bruciano, che producono comunque anidride carbonica. Lo so, è bruttissimo da dire anche questo in aggiunta, ma è una catastrofe veramente a 360 gradi, e questo lo denuncia anche Al Jazeera. Tra l'altro pensiamo anche agli incendi, causati dai bombardamenti, che possono disperdere nell'ambiente sostanze tossiche e dannose come l'amianto. L'amianto contro il quale noi abbiamo fatto tutta un'operazione di bonifica in Italia. Gli impianti per il trattamento delle acque reflue, per esempio, sono fuori uso. Quelli per la raccolta dei rifiuti sono danneggiati, sono stati distrutti, sono crollati, e il sistema fognario è esploso, facendo aumentare potenzialmente il rischio di malattie, come spesso succede. Antonella, capisco bene la preoccupazione degli scienziati, perché tutti questi bombardamenti non solo compromettono la vita di innumerevoli persone, ma anche dell'ambiente, perché richiedono una grande quantità di combustibili fossili e inoltre rilasciano immense quantità di anidride carbonica. Correggimi se sbaglio.
No, hai proprio ragione, Alessandro. Pensa che aerei, carri armati, insomma, tutti i mezzi di trasporto hanno ovviamente bisogno di carburante e la produzione e l'impiego delle armi aumenta il rilascio, come dicevi anche tu, di anidride carbonica nell'atmosfera. In più ci sono tutte le munizioni che contengono fosforo bianco, che secondo sempre Human Rights Watch, Israele sta usando a Gaza e in Libano anche, e comportano rischi immediati e anche a lungo termine, sia sull'ambiente che sulle persone. Questa sostanza può contaminare il suolo e ovviamente le acque, intossicando gli animali per molto tempo. Già prima dell'inizio del conflitto, la striscia di Gaza doveva già affrontare delle grandi emergenze. Prima di tutto l'emergenza climatica, la temperatura è aumentata tantissimo e anche le diminuzioni sono diminuite, come sta succedendo in molti posti, tra l'altro. C'è stato l'innalzamento del livello del mare e la crescita di eventi atmosferici estremi che ha quindi già sottoposto a grande stress quell'area geografica e la popolazione che era già esausta, affamata e con la guerra veramente ha vissuto il peggiore momento della propria storia. Ma mi fermo qui per passare la parola a Paolo Foschini che con Ignazio De Francesco conduce Buone Notizie. Buone Notizie in realtà è un format del Corriere della Sera, ma per noi Paolo ed Ignazio trattano tanti argomenti e oggi ci parlano della giornata del recupero alimentare e una fondazione per i donatori di boschi. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. He doesn't care if it's 10 below, he's sitting by the fire's cozy glow. He don't Benvenute a tutte e a tutti, eccoci collegati con Paolo Foschini per il nostro appuntamento con Buone Notizie, che è un inserto del Corriere della Sera, del quale ti occupi da tanti anni, ma che è anche una linea di pensiero, una linea di formazione e di informazione. Benvenuto, e in particolare lo dico per tutte le persone che ti ascoltano all'interno delle case circondariali dell'Emilia-Romagna. Ben ritrovati come sempre. Ecco, allora oggi abbiamo due argomenti importanti. Il primo di questo è un movimento nuovo legato anche a una fondazione, a tante iniziative, non uniche in Italia, quella del recupero alimentare. Abbiamo parlato in trasmissione precedente del recupero del legno. Ecco, il legno, questa cosa così preziosa, di cui diremo qualcosa nella seconda parte della puntata, ma abbiamo anche un'iniziativa di custodia degli alimenti, di recupero, la conservazione degli alimenti per la distribuzione più equa. Cosa ci puoi dire su questa giornata, che poi anche mi pare un mese di azione per il recupero alimentare? Sì, il mese di novembre tradizionalmente da diversi anni è dedicato al recupero degli alimenti. Voi pensate che in un paese come l'Italia, dove poveri assoluti vuol dire non avere abbastanza per mangiare 2 volte al giorno, sono oramai quest'anno, la statistica dell'Istat è di pochissime settimane fa, 5,6 milioni di poveri assoluti. Noi siamo meno di 60 milioni in Italia, vuol dire che una persona su 10 non riesce a mangiare 2 volte al giorno. Le code che naturalmente ci sono in tutte le città, qui a Milano sono diversi i centri di distribuzione di alimenti, sono frequentate ogni giorno da code lunghissime di persone che anche non sono disoccupate, hanno un lavoro, ma non riescono ad avere abbastanza come reddito per poter riuscire a sfamare la propria famiglia. Il mese di novembre è dedicato a questo problema e le iniziative di raccolta del cibo che si butta, tenete presente che oltre il 30%, ma la percentuale è, come dire, approssimata per difetto, in realtà è di più, oltre il 30% del cibo che viene prodotto viene buttato. O perché viene comprato in maniera esagerata, magari alle volte si comprano 4 kg di zucchine perché sono in offerta e poi ti rimangono lì nel frigo e le butti via.
Fra le associazioni ce ne sono tante, ma una delle più grosse qui a Milano e oramai ha una rilevanza nazionale è il Banco Alimentare, che nel mese di novembre, la giornata principale è stata qualche giorno fa, il 18 di novembre, ha previsto, ma l'iniziativa, ripeto, va avanti per tutto il mese, fuori dai supermercati, l'installazione di quei banchetti che alle volte si vedono, dove si possono lasciare parte delle cose che si comprano e che magari non si usano, o tanti magari le comprano anche apposta. Naturalmente si tratta di beni non deperibili, l'olio, il sale, la pasta, tutti i cibi in scatola, tutto quello che può durare degli anni anche senza andare a male, diciamo così. È un'iniziativa che coinvolge anche le carceri. A San Vittore, sabato 18 novembre, parlo di San Vittore perché è una realtà che conosco, ma so che non è l'unica, durante la mattinata ci sono stati volontari del Banco Alimentare che, come tutti gli anni in questa data e anche in concomitanza con le feste, con Natale, con la Pasqua, eccetera, vanno in carcere con i carrelli e raccolgono le donazioni che, vi assicuro, ma voi lo sapete senz'altro, centinaia di detenuti fanno per persone che, nonostante loro siano in carcere, sono consapevoli che esistono persone che sono ancora più sfortunati di loro, perché magari sono fuori ma vivono in quell'altra prigione senza sbarre che appunto si chiama povertà. Ecco, possiamo ricordare a questo proposito chi sta in carcere in una situazione terribile. Succede, tanti casi ho conosciuto, sicuramente anche tu, di persone che rientrano in carcere addirittura il giorno stesso della carcerazione o il giorno dopo, semplicemente perché uscendo non sanno dove andare e devono andare a rubare o a cercare di spacciare per procurarsi una cena. Quindi questo problema, ci siamo arrivati parlando della custodia degli alimenti, la distribuzione è qua, ma è anche una parola che serve per il carcere. Non sprecare il cibo in carcere, ovviamente, ma darne a chi esce dal carcere, darne un tetto e un pasto caldo, perché sono le prime cose per aiutare a non tornare a delinquere. Questo è un punto. L'altro punto che vogliamo toccare con te è una cosa molto, molto bella, quindi si protegge il cibo, si custodisce il cibo, non lo si spreca, si recupera il legno, abbiamo parlato, perché il legno è una materia preziosa, ma tra le attività benefiche è quella che può essere di donare dei boschi, che vuol dire ridonare ossigeno a questo mondo soffocato. Quindi a questo proposito un tema di cui voi avete parlato su Buone Notizie è il Fondo Forestale Italiano, che è diventato fondazione. Che cosa fa questa fondazione di donatori di boschi? Ma lo dice il nome, in realtà. Questa associazione, che come tu hai ricordato è diventata una fondazione, il Fondo Forestale Italiano, raccoglie donazioni non di singoli alberi, ma veramente di boschi. Uno dice, e chi è proprietario di un bosco? Sembra strano, ma ce ne sono, e sono in aumento, paradossalmente, perché, come forse voi sapete, molte delle carceri in Emilia-Romagna hanno vista sull'Appennino, e quindi in moltissime aree dell'Appennino, che sono vittime di uno spopolamento progressivo, in realtà le aree boschive sono in aumento, anche se purtroppo a ridosso invece delle città quello che è in aumento è la cementificazione. Quindi c'è questa contraddizione per cui, da una parte, nei luoghi più densamente popolati, le città, che sono quelle dove ci sarebbe più bisogno di verde, il verde è sempre meno. Nelle colline, e diciamo soprattutto sulle colline dell'Appennino, che sono sempre più spopolate, molti boschi sono invece in aumento, ma sono boschi non curati. Il bosco per sopravvivere, anche se sembra strano, ha bisogno di essere curato. Il bosco lasciato a se stesso
molto spesso, perlomeno diciamo nella nostra civiltà, che è urbanizzata, che è antropizzata, per dire una, è piena di uomini, di esseri umani, il bosco ha bisogno di essere curato, ha bisogno che gli alberi secchi vengano tolti, deve respirare, e quindi una organizzazione che si occupa non soltanto di preservare i boschi, ma anche di curare quelli che magari in tante aree ci sono, magari vengono ereditati da una famiglia che aveva il nonno che abitava lì e c'ha 20 ettari che una volta erano coltivati e negli ultimi 50 anni nessuno li ha più coltivati, sono diventati aree boschive. Molto spesso queste, molto spesso, sempre più spesso, anziché essere lasciate a se stesse, vengono donate. E questa fondazione si occupa appunto di metterle insieme, sapendo che ogni bosco nel suo vivere assorbe anidride carbonica e rilascia ossigeno. Quindi i boschi sono quelli che fanno respirare la terra. Questo è il compito che questa associazione si è presa. Mi sembra una buona notizia pensare appunto questa azione di duplice solidarietà. Noi ci occupiamo dei boschi, facendo in modo che siano puliti, ordinati, gli alberi secchi sono cose, ovviamente stiamo attenti che non vadano a fuoco, non siamo noi i primi che mandiamo a fuoco i boschi d'estate, quindi la cura, la nostra solidarietà, perché il bosco ci restituisce l'ossigeno, quindi una solidarietà straordinaria tra noi, una simbiosi tra noi e il mondo naturale. Bene, grazie caro Paolo, se vuoi dire ancora una parola tu di saluto, soprattutto per le persone, uomini e donne, che ci ascoltano dalle case circondariali dell'Emilia Romagna. Ma io ne approfitto per portarvi, visto che li incontro due volte la settimana, il saluto dei ragazzi e delle donne che abitano nel carcere di San Vittore. Da un po' di tempo ho preso l'abitudine di usare questa parola, persone che abitano nel carcere. Può sembrare una contraddizione, perché in realtà chi sta in carcere non si sente di abitarlo, si sente di esserci costretto e recluso. Però siccome le parole sono importanti, dire che una persona abita in un posto è un modo per ricordarsi che è una persona, non è un detenuto. Naturalmente, certo che lo è, chi sta in carcere è un detenuto, però ricordarsi di dire che una persona di fatto abita lì, svolge delle attività, per me è importante. Vi porto i saluti di tutti quelli che incontro ogni settimana che abitano nel carcere di San Vittore, momentaneamente, in attesa di traslocare. E anche oggi la nostra puntata termina qui. Abbiamo cominciato il lunedì insieme, ma è venuto il momento di concludere questo piccolo spazio dedicato a noi e a voi. Vi ricordiamo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40128 Bologna. Un saluto a tutte le persone che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Antonella Cortese, da Alessandro Masella, Enea Flacco, Maria Cristina Lolli, Paolo Aleotti e Sofia Fabbri, e ci vediamo domani. Ciao! The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.